Sfida ad alta quota quella dei gesuiti tra Atletico Pescara e Pescara Centrale. La 28esima giornata del campionato Wisp Senior mette di fronte a due compagini che coabitano al terzo posto a pari punti, ma con l'obiettivo di essere padroni del gradino più basso del podio della classifica in solitaria. Atletico Pescara con la consueta maglia bianca-azzurra che si schiera con Pape Malesamba, Ricci, Spallone, Cacchesio, Amendola, Stella, Viola, Lopreside, Fratoni, Stampone, Pinto. A disposizione di mister Predaroli, Saputelli, Visioni, Piscione, Ciccone, Di Tecco. Pescara Centrale che risponde con Di Clemente, Gianzante, Giannini, Vespa, Pietro Paolo, Carota, Massimi, Di Brigida, Fasciani, Coccione, Primiterra. Mister Luca Fabio invece può contare su Longo, Friani, Di Credito, Asetta, Vespa, Pieri, Acerra. Prima fase della partita a favore dell'Atletico Pescara che si rende molto propositivo soprattutto sulla fascia destra al terzo Stampone. Fa subito le prove generali con il gol, lo presi da Laga per il classe 91 che ci prova con un tiro a giro ma il pallone non si abbassa. Poco dopo Pinto lavora un buon pallone, a rimorchio c'è Viola che ha il tempo e lo spazio per concludere la distanza ma il numero 8 non inquadra la porta. Sarà poi lo stesso Viola al minuto 12 a dar vita al primo squillo degli ospiti, Massimi di scippa la sfera in una zona molto delicata del campo, l'attaccante della Pescara Centrale non ci pensa due volte e calcia in porta, ma anche lui deve fare i conti con una mira che non può impensierire Pape Mal. Al 18esimo si sblocca la gara, l'Atletico Pescara orchestra una buona manovra, palla a terra, Pinto arriva a ridosso dell'area di rigore, punta Vespa ma poi sterza e apre sul lato opposto per Stampone. Il numero 11 controlla la sfera, se la aggiusta e poi il suo tiro è un arcobaleno. Di Clemente è beffato, padrone di casa in vantaggio. È uno schiaffo che però sveglia la Pescara Centrale che prende coraggio e qualche minuto più tardi si divora il pareggio. Gianzante si inserisce e riceve il pallone sul fondo, l'assist per Massimo, un regalo da scartare ma l'attaccante spara il pallone incredibilmente alto sopra la traversa. Ancora ospiti pericolosi, Primiterra verticalizza per Di Brigida che punta un avversario, rientra e calcia ma Pape Mal è attento. Pescara Centrale non ci sta e si accende con le giocate di Fasciani, prima sfora un cross invitante e non concretizzato Di Brigida, poi calcia dalla distanza ma il pallone si spegne alla sinistra del portiere. Prima frazione di gioco che termina con il lampo dell'Atletico Pescara. 1-2 Stampone, Stella, il numero 11 tenta il bis, ma questa volta la giocata non gli riesce. L'inizio di secondo tempo è di marca Pescara Centrale che flirta con il gol sin dai primissimi istanti. Fasciani vede Di Brigida, il numero 10 non viene ostacolato e calcio in porta. Pape Mal blocca il pallone, ma al minuto 44 ecco l'episodio che rimette tutto in discussione. Di Brigida questa volta scambia il favore a Fasciani. Il tiro è una pennellata, Pape Mal questa volta non può farci nulla, esultano gli ospiti, è 1-1. Atletico Pescara che non esce dalla partita e prova a sfruttare la leggerezza in fase di disimpegno di Vespa, Fratoni arriva spedito, anticipa l'avversario, supera anche Di Clemente, ma si allunga il pallone e Pietro Paolo con il fisico sventa la minaccia. Fasciani continua ad illuminare, passaggio intelligente per Pieri lanciato in area di rigore, il numero 18 controlla di destro, poi calcia di sinistro, Pape Mal neutralizza. Piede sull'acceleratore per i ragazzi di Luca che trovano sempre più campo e spazio, allora ci prova Primiterra dal limite, pallone altissimo sopra la traversa. Sembra una partita di scacchi, Atletico Pescara che prova dunque a sfruttare i piazzati. Punizione dalla sinistra, Capitan Stella trova la testa di Pinto, il pallone però sfiora solo il palo. Poco dopo, occasionissima Pescara Centrale sul lato di destra, cross basso sul secondo palo di Giannini per Di Credico che deve solo accompagnare, ma il numero 13 non impatta bene il pallone e si divora il gol del vantaggio. Nei minuti finali è l'Atletico Pescara a tentare il blitz, dopo una serie di rimpalli Pinto si ritrova il pallone nella sua zona, calcia forte e di prima intenzione ma la sfera si spegne ampiamente al lato. Nei minuti di recupero è il ne entrato Visioni a far venire i brividi agli ospiti, il colpo di testa sembra essere vincente ma il pallone sorvola di poco la traversa. È l'ultimo atto di una partita che ha regalato tantissime emozioni, un punto che non scontenta nessuno ma lascia una consapevolezza per il terzo posto, ci sarà da battagliare fino all'ultima giornata.